Grazie, grazie sempre per stare con noi e per scegliere anche questa edizione del telegiornale di Esperia, che apriamo con una bella riflessione a più voci, è stata fatta nel corso della giornata qui a Crotone, le istituzioni, il mondo delle imprese, il mondo delle associazioni, intorno ad una piaga che non riguarda per la verità solo la città di Crotone, la Calabria, il Mezzogiorno, ma insomma in generale racket ed estorsioni riguardano praticamente tutto il nostro paese. Però ecco, attraverso questa sinergia, la voglia, la necessità, l'urgenza morale, ecco, di rispettare le regole, probabilmente può far raggiungere obiettivi importanti. Comunque, per noi a seguire questa iniziativa è andato Luigi Saporito. Sentirsi sotto scacco dalla criminalità organizzata che vessa gli imprenditori con le armi del racket e delle estorsioni. E sotto scacco è il titolo del confronto organizzato da Fenimprese e che ha radunato tutti insieme imprese, imprenditori, rappresentanti dello Stato e la politica. In Italia ci sono 25.000 aziende sotto estorsione, ma in pochi denunciano perché non abbastanza tutelati. Vogliamo rilanciare il fatto che non bisogna solo dire basta a questi eventi criminosi nel nostro territorio, ma bisogna combatterli direttamente. Abbiamo anche delle testimonianze di imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare. Vogliamo continuare a combattere perché, come dice Goethe, la legalità è libertà, bisogna combattere affinché tutti possano diventare liberi. Gli imprenditori hanno voglia di fare imprese in un territorio difficile, dopo anni di pandemia continuano a investire qui in Calabria, a Crotone, ma la libertà deve essere al primo posto di tutti i tavoli istituzionali combattendo a favore della legalità. Quindi questo è il nostro mood anche nell'evento di oggi. La risposta dello Stato? Ecco le parole del commissario straordinario antiracket, Maria Grazia Nicolò. Siamo qui appunto per promuovere la cultura della denuncia, siamo qui per incentivare i commercianti, gli imprenditori e tutti coloro che sono vessati da reati riconducibili alla criminalità organizzata di alzare in qualche modo la testa, di riappropriarsi della propria dignità personale, di non farsi piegare dalla criminalità organizzata, di acquistare la propria libertà personale, la propria libertà di impresa. Non deve essere una giustificazione, però chi denuncia poi si sente da solo. Ma guardi, ci sono le associazioni di categoria, ci sono le associazioni antiracket e c'è lo Stato. Perché sentirsi da solo? Si sentiva forse solo Libero Grassi quando denunciò e poi fu un uomo solo. Da quel momento nacque un movimento di associazionismo che, se noi ricordiamo, la prima associazione antiracket a Capodorlando. Quindi c'è stato tutto un movimento che ha portato in tutta Italia la costituzione di associazioni antiracket. Dobbiamo promuovere anche sul territorio di Crotone una forma di associazionismo a sostegno e beneficio di chi denuncia. La politica vuole recitare un ruolo importante per arginare il fenomeno. Beh, la politica fa e secondo me deve fare sempre molto di più, diciamo, tutela da parte di qualsiasi cittadino e di qualsiasi imprenditore. Nel caso specifico, se si vuole tutelare chi è oggetto di usura o di racket, quindi vittima, ovviamente bisogna accompagnarlo verso la denuncia, che è il primo passo fondamentale per far sì che tutte le norme nazionali e regionali scattino a favore di queste vittime. Quindi da questo punto di vista sicuramente, insomma, bisogna creare nei bandi regionali, cosa che stiamo facendo, un'opportunità per le vittime e soprattutto fare in modo che culturalmente, come dire, non dimentichiamo mai, insomma, di dire no all'illegalità per favorire la legalità, che è l'unica cosa che ci consente una vita civile e sociale ordinata, insomma, è possibile in una convivenza, come dire, che non crea conflitti. E adesso da un altro punto di vista ragioniamo sempre di imprese, per esempio quelle sono più di 80 che dalla Calabria hanno raggiunto Verona per la 56esima edizione di Vinitaly. Il nostro Massimo Carrozzo, fra l'altro, ha avvicinato il direttore commerciale di Verona Fiere, che ci spiega praticamente quanto sia importante questa sorta di convenzione che c'è tra Verona Fiere e Calabria. Insomma, è uno scambio di vedute in un certo senso e anche di economia, che però serve molto, ecco, a consolidare la presenza, in questo caso, dei vini calabresi in un territorio importante come quello veneto. Cresce questo legame di collaborazione tra Verona Fiera e la Regione Calabria. Sì, abbiamo instaurato un rapporto molto buono grazie alla disponibilità dell'assessore Gianluca Gallo e quindi Vinitaly, la regione Calabria si presenta con il massimo lustro e è uno splendore che ha colpito i numerosi compratori
che vengono da tutte le parti del mondo, quindi sarà senz'altro un passo avanti che la Regione Calabria farà nel promuoversi e nel farsi conoscere ai grandi produttori. Questo legame poi si apre anche ad altre iniziative che Vinita rifà all'estero per aiutare le aziende a trovare nuovi sbocchi di mercato, ma anche di valorizzazione del prodotto, di riscoperta della storia, di conoscenza. Stiamo ragionando per fare un'operazione come Vinita in the City anche in Calabria e io sono sicuro che se ci riusciamo sarà una cosa straordinaria. E allora andiamo a vedere che sta succedendo proprio in questi minuti alla Verona Fiere, al Vinitaly, e allora ci colleghiamo in diretta proprio con il nostro Massimo Carlozzo. Eccoci puntuali anche oggi da Verona, siamo allo stand della Regione Calabria, siamo nel padiglione numero 12 e tra le 80 e passa aziende vitivinicole calabresi, ce ne sono alcune storiche che rappresentano la storia del vino e del territorio, soprattutto dell'area del Cirotano. Siamo e lo ringraziamo per averci dedicato qualche minuto con Valentino Zito, che tra l'altro è arrivato, come possiamo vedere, in compagnia di una delle sue etichette. Grazie Valentino, cosa diciamo? Ma intanto grazie a voi perché ci avete invitato, insomma, a questa trasmissione. Beh, diciamo che quest'anno è un Vinitaly straordinario, un Vinitaly che ci sta dando grande soddisfazione. La Calabria quest'anno ha fatto un salto di qualità importante, ci siamo presentati con uno stand speciale, dico io, cioè l'assessore ha voluto veramente un'immagine nuova, un'immagine rinnovata, quindi devo dire veramente un Vinitaly molto molto interessante. Beh, la nostra azienda è qui al Vinitaly ed è presente per la 34esima volta, quindi noi partecipiamo al Vinitaly ormai da sempre, possiamo dire. E uno dei vini che presentiamo qui al Vinitaly è il Cirò Rosso Classico Riserva Lilio. Lilio, insomma, quando parliamo di Lilio parliamo di Cirò, parliamo dell'astronomia. Ma Lilio, come ben sappiamo, fu uno scienziato, astronomo, medico, un personaggio illustre del nostro territorio che ha dato la possibilità al mondo intero di avere un calendario corretto. Lui in realtà fu colui che ricalcolò il vecchio calendario giuliano, che risultava essere sbagliato, con il nuovo calendario gregoriano. Quindi in realtà ci ha dato la possibilità di calcolare esattamente il giorno della Pasqua. Quindi è un personaggio a cui noi non potevamo non dedicare almeno un vino importante della nostra linea. Cosa dicono, Valentino, diciamo, da un lato i buyer, dall'altro i visitatori che quindi hanno avuto modo di degustare questo e gli altri vini che la vostra diciamo, azienda, e lo ricordo, loro vinificano dal 1870, cosa vi hanno detto? Ma i buyer sono sempre molto interessati e fa piacere riceverli ogni anno in questa occasione. Hanno apprezzato molto i nostri vini, il Lilio rimane sempre un vino molto, diciamo, interessante perché li incuriosisce molto, perché la storia del territorio, la storia di un personaggio così importante legata ad un vino importante, è chiaro che ci dà quella marcia in più per poter promuovere il nostro territorio e i nostri vini di eccellenza. Direttore, eventualmente una domanda per Valentino per chiudere questo nostro collegamento? No, nessuna domanda, soltanto all'in bocca al lupo, il buon vento all'azienda Zito, un saluto speciale, lo merita, è doppio il nostro saluto nei confronti dell'azienda Zito e in particolar modo di Valentino, che è un amico ma è soprattutto un valente imprenditore che ha sicuramente tanto da dire e da dare a questo territorio. Quindi buon lavoro anche a te, a tutti i nostri tecnici e a tutte le aziende calabresi, ma noi restiamo a Verona, stavolta però facendovi sentire le dichiarazioni dell'assessore Rosario Varì, che è lì accanto all'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo. E Varì sottolinea un aspetto: siamo diventati bravi a mostrare le cose belle che abbiamo e che produciamo. Sentitelo. Vino, olio, agri-food, insomma, territori, cultura, economia. Beh, un evento davvero importante, significativo, straordinario direi per la Calabria, perché i nostri produttori riescono a mettere in vetrina quelli che sono le eccellenze calabresi. Naturalmente questo è un momento in cui non soltanto promuoviamo le eccellenze, ma promuoviamo il nostro territorio, vendiamo prodotto e territorio. È bello vedere quest'anno tutte le cantine calabresi sotto lo stesso tetto, abbiamo un padiglione espositivo rinnovato, bellissimo.
nel quale tutti i nostri produttori riescono a fare rete e a comunicare un'idea unica di Calabria, con delle produzioni importanti. Noi non produciamo molto, ma produciamo vino di qualità, e quindi un bellissimo messaggio. Peraltro ci sono tantissimi giovani, perché sono le seconde, le terze, le quarte generazioni, che riescono a coniugare a quello che è il saper fare, a quella che è stato l'inizio dell'attività dei loro genitori, a una nuova attività, un'attività che sappia mettere insieme l'innovazione, che sappia mettere insieme le nuove tecnologie per poter produrre un vino di eccellenza. Quest'anno la Regione, a mio giudizio, ha individuato il claim esatto. Quando si parla di vino, a me viene in mente la vecchia terra degli enotri, insomma l'area del Cirò, dove tutto proprio cominciò. Beh, è proprio così. Oggi c'è stato un evento molto interessante nel quale abbiamo potuto ascoltare quello che è l'inizio della tradizione della produzione in Calabria, risalente appunto ai tempi della colonizzazione da parte dei greci. Quindi noi produciamo vino da tantissimo tempo. Da un po' di tempo a questa parte lo facciamo con maggiore consapevolezza della qualità che abbiamo. Fino a qualche anno fa il vino calabrese veniva usato per tagliare, si dice, altri vini. Oggi invece è un vino di qualità che viene venduto in tutto il mondo. Siamo, per esempio, questo è bello dirlo e comunicarlo, nel periodo 21-23 sul podio tra le regioni italiane per export. Quindi è una Calabria che sta crescendo e che sta comunicando la propria arte, la propria bellezza, la propria cultura, le proprie competenze e i propri prodotti di eccellenza. E anche i propri artisti, i grandi artisti, come per esempio Bruno Risas, che era presente in questi giorni proprio a Verona, che ha ricordato quanto il vino sia importante. Intanto per esprimere ovviamente sensazioni e quindi per rinvigorire, ecco, se volete, la sensibilità artistica. E dall'altra ha detto, guardate che insomma qualche bicchiere di vino, soprattutto per chi comincia questo tipo di attività, serve, come dire, ad emarginare l'ansia, i timori, e quindi ad essere un po' più calmi e tranquilli quando si è su un palco in diretta a cantare, fra l'altro, canzoni meravigliose come le sue. Sentiamolo, Brunori. Vino e musica, insomma, un bel mix. Beh, diciamo che un mix nel nostro caso, lo dicevo prima, fra noi cantautori non è mai mancato come ingrediente per l'ispirazione e anche in qualche modo per vincere alcune timidezze e ritrosie al palco. Quindi ringraziamo sempre il vino per questa duplice funzione di ispirazione e di riduzione dell'ansia. Ma Dario Brunori è bianco, rosso, rosato o bollicine? No, un rosso, assolutamente, mi sento assolutamente un rosso. In ogni caso, in ogni senso. Allora, come sta andando insomma la tua attività adesso? Parliamo della musica, lasciamo sì da parte il vino, come sta andando? Guarda, sono in una fase bella perché sto scrivendo un disco nuovo, sono contento perché c'è una candidatura al David con una mia canzone, che è una cosa che mi rende orgoglioso, perché ultimamente guardo più film rispetto all'ascolto dei dischi, mi sto buttando sul cinema e sono molto contento che ci sia questo tipo di riscontro, per cui poi sono un padre felice. Cosa devo dirti? Mi dispiace che da calabrese mi vorrei lamentare, però non ci riesco. In questo bello so è brutto. Allora mi lamento di non potermi lamentare. Grande Brunori. E, a proposito di candidature, ce n'è una, diciamo, che è in gioco in queste settimane, da qui a breve lo sapremo, il generale Vannacci, insomma, si parla di lui ormai da diverso tempo, da diversi mesi, soprattutto per le sue posizioni, ecco, diciamo in questa maniera. Comunque sta girando per l'Italia, è venuto anche in Calabria, fra l'altro ha parlato anche della costruzione del ponte, ma non solo. Sentite questa intervista. Mancano pochi giorni, no? Poche settimane alla presentazione delle liste, quindi nel giro di poco saprete quelle che sono la maturazione delle mie valutazioni. Nel caso della campagna elettorale ed eventualmente a Bruxelles, su quali linee sarà perseguita? Guardi, ci tengo a dire che io mantengo la mia identità e quindi, qualora dovessi decidere di candidarmi e soprattutto qualora venisse eletto, continuerei a insistere su quelle che sono le tematiche che ho espresso nel mio libro. Per esempio, il libro inizia chiaramente con il settore dell'energia, con il Green Deal, no? Con la parte ambientalista e ideologica, e penso che sia già un buon inizio questo, no?
sulle società multiculturali. E poi diciamo che anche la parte valoriale potrebbe essere una delle linee di condotta per riaffermare l'identità europea che forse in questi giorni ci siamo accorti non essere particolarmente solida. Oggi qualche, è emersa qualche resistenza da parte di alcuni esponenti della Lega a queste ipotesi, a queste eventuali ipotesi. Come la valuta? Ma guardi, io non è che le valuto perché non faccio parte del partito, non ne conosco le dinamiche interne, non so quali sono le discussioni legittime e lecite all'interno del partito. Quando verranno a maturazione, che capiranno o non capiranno quale dovrà essere la loro posizione, vedremo se esisterà questa opportunità. Comunque io sono esterno al partito e quindi non entro assolutamente nelle loro dinamiche interne. Calabria è la terra del ponte. Se lei entra in Lega, qual è il parere in merito a questa importante infrastruttura? Guardi, anche su questo aspetto non sono un tecnico e non mi piace esprimermi su questioni che non conosco approfonditamente. Il ponte però rappresenta una grande opera. E io credo che noi come italiani, che diciamo siamo eredi in diretta linea dei romani, che sono stati i primi costruttori di grandi infrastrutture, e avendo anche visto con i miei occhi di che cosa siamo capaci sia in Medio Oriente, sia nella penisola arabica, sia nel Grande Nord, a Murmansk, dove ho visto le ditte italiane che costruiscono delle imprese, delle opere incredibili, ritengo che probabilmente anche in Italia dovremmo dare sfoggio delle nostre capacità e continuare ad ammodernare la nostra struttura di opere e di servizi per la collettività, di cui il ponte dovrebbe entrare a fare parte, dovrebbe entrare in una rete. La beneficenza adesso, il Rotary che organizza un evento teatrale previsto per giovedì al Teatro Apollo, anzi se avete la possibilità andateci, parte alle 20.30, fra l'altro uno spettacolo bellissimo con una giovane artista calabrese che è veramente brava nell'arte della recitazione, e il Rotary ha voluto presentare, prima ancora che l'evento artistico naturalmente, l'evento in quanto utile strumento di beneficenza, con questa conferenza stampa che ha seguito per noi Luigi Saporito. Giulietta nella tempesta è una pièce teatrale che andrà in scena giovedì prossimo al Teatro Apollo di Crotone con la fattiva collaborazione del Rotary di Crotone, che ha voluto organizzare questa iniziativa culturale per una raccolta fondi da destinare in beneficenza a progetti e fabbisogni del territorio della provincia di Crotone. Abbiamo visto quest'artista esibirsi ed è stato bellissimo, e quindi ho voluto riportarla insieme al mio direttivo e al mio club qui a Crotone e cercare di unire e lo spettacolo culturale a quella che non la chiamo beneficenza, ma a un aiuto per il territorio. Infatti la raccolta dei fondi di questa manifestazione sarà destinata a un gruppo di ragazzi di Isola Capolizzuta. Sì, un'associazione si chiama Jobbix, è un'associazione che lavora sul territorio, e compreremo una moto elettrica che permetterà ai ragazzi non verbali di poter usufruirne e magari di cominciare a dire qualche parola. Ma la cosa che voglio sottolineare è la passione oltre il cuore e la professionalità di questi ragazzi che si mettono ogni giorno al servizio degli altri, così come i Rotary. La missione del Rotary è questo, di dare le proprie competenze al servizio del territorio, e cercheremo di riuscirci anche in questo evento che invito tutti a venire a vedere. Maria Teresa Guzzi, in questa rappresentazione lei è Giulietta, la mamma, l'innamorato, il padre, insomma è tutto praticamente. Ti vedo preparato, l'hai già vista o hai letto? Mi sono informato. Sì, sono un po' di personaggi messi insieme e tutti confluiscono nello stesso spettacolo. È un'opera corale ma interpretata da un solo attore, è una cosa un po' particolare. Qual è il messaggio? E soprattutto torniamo indietro di decine di anni. Sì, si torna indietro di decine di anni, si parla fondamentalmente della condizione della donna, si offre una riflessione su come si torna indietro effettivamente nella narrazione più di 10 anni, però alcune tematiche rimangono fortemente attuali.
Sembra che il mondo sia cambiato, che ci siamo evoluti, ma in alcune cose fondamentalmente a volte sembra si torni indietro. Cioè, tutte queste storie dei femminicidi, per esempio, e di come ancora in alcune parti del mondo le donne siano sfruttate, sottopagate, lo stipendio è inferiore a quello degli uomini, ci fa capire che qualcosa è cambiato o qualcosa effettivamente no. Possiamo spoilerare qualcosa di questa rappresentazione o dobbiamo venire al teatro? Secondo me dovete venire al teatro, perché già l'hai descritto e abbastanza bene, quindi dovete venire a teatro, perché il teatro è un'esperienza forte, credo, e anche di forte sostegno culturale, cioè venendo a teatro si sostiene tantissimo la cultura. Adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore grazie a Trevi Meteo. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì da Daniele Berlusconi. Vediamo come nella sinottica europea aria più fredda sta dilagando su tutta l'Italia e fin verso il Mediterraneo. Rinnoverà un po' di instabilità soprattutto sul versante adriatico e al sud. Per quanto riguarda la nuvolosità attesa, dunque ci aspettiamo ancora frequenti passaggi nuvolosi su tutto il medio-basso versante adriatico, anche al sud peninsulare, mentre il nord-ovest sarà più protetto dalle Alpi, così come sulle isole maggiori avremo poche nubi durante la giornata. Per quanto riguarda le precipitazioni, dunque sono attesi dei rovesci soprattutto sul medio versante adriatico, medio-basso versante adriatico e localmente anche sul sud peninsulare. La giornata comunque sarà molto ventosa ovunque, forti raffiche da nord su tutto il nostro territorio, mari molto mossi o agitati, però dal punto di vista della nuvolosità avremo precipitazioni e nubi soprattutto sul medio-basso versante adriatico con anche qualche temporale sul sud peninsulare, mentre sarà più soleggiato al nord-ovest, sul medio versante tirrenico e sulle isole maggiori. Vedete le temperature in sensibile calo, non si andrà più oltre i 20-21 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Le 14:22 minuti in questo momento, finiamo così, grazie per averci seguito, adesso il resto della programmazione, non andate via, in diretta c'è Luigi Saporito con Smart Sport e noi ci vediamo più tardi alle 5:30.